Dalla spettacolare rovesciata di Prato all'espulsione contro la Viterbese che sullo 0-0 costringerà l'Arezzo a giocare in 10 per oltre un tempo. Dopo 7 vittorie consecutive in casa, gli Amaranto per la prima volta non riescono a segnare. E dire che l'approccio alla gara era stato uno dei migliori contro la squadra allenata da pochi giorni da Dino Pagliari, dove giocano gli ex Dierna in Vernizzi. L'Arezzo costruisce occasioni, la più clamorosa capita a Berzotti che centra l'incrocio dei pali. Poi l'episodio incriminato, su un cross da sinistra Pacciardi involontariamente frana su Moscardelli che da dietro sembra reagire col l'avversario. L'arbitro Di Tullio punisce il gesto ed estrae il rosso diretto. La partita cambia, la Viterbese prova a fare la gara per tutto il secondo tempo, ma a parte una strepitosa parata di Benassi sul colpo di testa di Cenciarelli, non si vivono più grandi sussulti. Finisce 0-0, l'Arezzo conferma il terzo posto solitario in attesa del posticipo tra Cremonese e Livorno. Non l'ho visto, ho visto due giocatori che andavano per terra, sembra Moscardelli e Dierna, e l'arbitro che ha estratto il cartellino rosso solamente per uno. Non lo so, io speravo mi diceste qualcosa voi, quindi siamo punto e a capo. Da quando siamo rimasti in parità numerica, la partita l'ha fatta solamente l'Arezzo, le occasioni da gol le ha create solamente l'Arezzo. Dopo è ovvio che qualcosa cambia, perdi un pochettino di campo, non puoi permetterti, era la terza partita in una settimana, non puoi permetterti di ripartire o costruire da dietro come vorresti, e questo un pochettino ne hai risentito. Però se andiamo a vedere nel computo totale fra i tiri fatti da una squadra e l'altra, e ne abbiamo sempre fatti più noi, se andiamo a vedere i cross fatti fra una squadra e l'altra nel computo totale, quindi primo e secondo tempo ne abbiamo fatti più noi. Secondo me questa partita qui, 2 mesi fa, l'avresti persa. Oggi la squadra ha avuto la voglia, l'applicazione, la maturità di riuscire a portarla in fondo con grandissima attenzione, pronta a colpire nel momento in cui se ne fosse creata l'opportunità. Così non è stato, mi dispiace solo su quel mezzo pasticcio che avevano fatto, su quella palla lunga fra Iannarilli, Dierna, Pacciardi, e la palla che è rimasta lì che non si è riuscito a calciare a porta vuota, mi sembra, Corradi. E per il resto il rammarico di non essersela potuta giocare 11 contro 11 fino al 95.